No, 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 allora sicuramente è maturato. Quanti anni c'ha Davide? Io ce n'ho 37. Ah, sei da mia, sai. Sicuramente è maturato. Soprattutto questa esperienza lì allo Zenit, comunque ha fatto tutte queste partite di Champions, sempre insomma campionato competitivo, insomma sicuramente è migliorato anche rispetto alla prima volta che avevamo visto Spalletti, anche se io rimango innamorato dell'invenzione del falso 9 dei Totti, perché mo ci giocano tutti, però la verità è che se l'ha inventato lui. Ecco, lì sì è il genio, no? Lì sì è il genio. Dopodiché parlo del calcio moderno, perché c'è stato un passato che ci ha fatto giocare addirittura dei centrocampisti a fare i falsi 9. E però diciamo nel calcio quello dal 90 in avanti, come dicevi te, è un po' questo. Sì, probabilmente è uno dei migliori, anche se io so particolarmente legato a uno che non gli abbiamo dato fiducia per niente. Chi? Negli ultimi anni parlo. Si è chiesto secondo me, che secondo me è Montella, che c'ha secondo me c'ha un metodo di gioco divertente come Spalletti, perché Spalletti fa un gioco divertente, bello sulle fasce, metti in mezzo quello che entra, quello che arriva, quello a supporto. E a livello forse tattico è più bravo Spalletti, francamente, sulla fase difensiva. Ecco perché mi arrabbio io, no? Proprio perché lo vedi la domenica, lo vedi che tipo di movimenti fanno i giocatori e che li trovi sempre a 3 metri. E poi però magari fanno il lancio per il secondo, se ci fai caso, sulle fasce tirano sempre molto tesi e mai il primo giocatore che incontra la palla la blocca, la prende sempre quello dietro che poi scarica e parte, o entra centralmente o entra sulla fascia. Bello, bellissimo, però secondo me Montella è quello, perché poi non lo so, io sono più innamorato diciamo di un altro tipo di un calcio più costruito diversamente, però pure questo dei Spalletti ti fa divertire con tutti questi scarichi, che è molto simile a quello di Zeman, poi se guardi. No, aspetta, togli la fase difensiva. Apposta ho iniziato la fase difensiva di Spalletti. Aspetta. A tutti quanti va bene. Aspetta, no, però davanti dico, se ci fate caso, vi ricordate Gaudieri? Sì. Scarica, mo io sto parlando. Gaudieri, ma dentro puoi ricordare. Infatti, io penso a parlarsi del secondo periodo. Che scaricavo io, perché se guardi quella Roma là, che era la Rometta, no? Tante volte io qualche partita, ma riguardo Paolo Sergio che scarica dietro, arriva Rimorchio e arrivano gli altri, e poi c'è quello che si inserisce e fa, di fatto ci faceva tanti gol. Ecco, un po' sulla fase offensiva mi ricorda quello, che questo mi diverte pure tanto. E dietro no, ovviamente secondo me Spalletti tra i due, mo ho nominato Montella, tra i due probabilmente tatticamente è più bravo Spalletti, appunto pure perché c'ha un'esperienza maggiore e probabilmente pure in carattere di tenuta, a livello caratteriale pure maggiore, no? Spalletti penso che non sia tenero per niente. Esatto, per quello dico. Anche per il salto di mentalità che ci ha fatto fare, perché io rimasi impressionato chiaramente il primo anno delle 11 vittorie consecutive, dove cioè, si è inventato quel modulo con 7 titolari assenti, non solo Totti falso 9, ma aveva messo Perrotta che l'ha spostato in avanti per gli inserimenti, no? E aveva invertito Taddei e Mancini, perché giocavano. Mancini giocava a destra con Capello e con Spalletti che passava a sinistra, e Taddei al Siena giocava a sinistra, sì. E con, perché lui, tu qui hai giocato, quindi lo sai, gli faceva rientrare sull'altro piede, si accentravano anche per gli inserimenti, era fondamentale per quel movimento. A parte quello, ma nella mentalità, no? Io ho visto per la prima volta la Roma, ecco, quando ha vinto contro il Lione 2-0, il Lione se non sbaglio non perdeva una partita in casa nelle coppe da 4 anni, e tu venivi da uno 0-0 in casa, e non so per quanti anni non era successo che tu avevi fatto 0-0 in casa e ti andavi a prendere la qualificazione fuori casa, avevi ricominciato ad espugnare Milano con l'Inter e con Milano sistematicamente, e ragazzi questo ce l'ha fatto vedere Spalletti da un sacco di anni. È vero, cioè non esiste Capello, non esistono altri allenatori che secondo me non hanno fatto quello che ha fatto Spalletti, però certo, secondo me quella era una Roma più forte di questa, te lo dico proprio col cuore in mano. Quella del 2005-2006? Quella era una Roma molto più forte di questa. Beh,
Aveva vinto quella Roma, qualcosa aveva vinto, quindi di fatto sì, però pure là te mancava qualcuno, te dovevi far segno della croce, eh. Appena le mancava qualcuno di titolari, perché mi ricordo insomma non è che c'era, che c'era queste, tutte queste alternative insomma che potessero andare a sostituire un po' i primi giocatori, fermo restando che comunque ci ha fatto vedere 4 anni di bel calcio, e anche l'ultimo anno quando è arrivato sesto comunque ha fatto una grande partita contro il Chelsea in casa, con l'Arsenal pure è stato molto sfortunato, perché insomma se te fischiano quel rigore su Motta, insomma netto, tu sei passato e hai fatto un'impresa con tutti i giocatori che c'avevi fuori per infortuni e squalifiche, cioè ha giocato con Riese e Diamutè nei centrali, Sì, sì. Batista che si mangia un gol, mamma mia. Julio, sì. Julio, sì, 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 è vero, oh, è vero. Batista, sì, mancavano 3 minuti. Mamma mia. Proprio ha lisciato, lisciato il pallone davanti. Vabbè, era un po' sovrappeso. Cristiano, senti, dopo questo intervento, insomma, con il nostro Davide ti sei trovato? Contrasto. Beh, e accordo insieme, insomma, bene, bene. Anche un po' di Roma retro. Abbiamo detto le stesse cose, magari in maniera diversa. Sì. Sì, beh, così così, dai, così così. Senti, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti do appuntamento a martedì prossimo. Ok. Parliamo di Forza Roma, sempre Forza Roma. Sì, ciao, sempre ciao, Forza grazie. Roma. Ciao Cri, ciao Cristiano. Tutti, ciao, ciao. Allora, Davide, ti ho visto bello, bello preso con Cristiano, no? Insomma, c'è la stessa, vi ricordate? No, sì, figurati, è normale. Poi, quando sei più giovane, io mo, quando sei più giovane segui casa, trasferta. Io negli anni intorno ai 20 anni, pure dopo, a me mi hanno fatto divertire, a me Capello mi ha fatto divertire, io giro tutta Europa con Capello. Però no, per questo dico, e mi ricordo bene, no? Che comunque lui se guardava dietro, ma poi le televisioni che erano fenomenali per queste cose, che lui se guardava dietro, se guardava Leni, cioè, mi ricordo, solo guardava, e quello, no, lì se scaldai faceva scaldare tipo un'ora e mezza, sì. Totalmente, pure 15 minuti e poi entravano, cioè, era una roba imbarazzante. La domenica se presentava, se guardava, ma pure i secondi portieri, io cioè, spregio, sì, era una roba. Quindi no. Magari sì, è vero, magari già eravamo usciti e quindi c'aveva meno, i ragazzi c'avevano meno gare sulle gambe, però secondo me dobbiamo, ecco, questo sì, dobbiamo prendere dall'estero questi, perché i nostri fanno al di là di quello che si pensa, no? Di quello che ci inculcano tutti i giorni sui TG, no? Degli italiani che vanno all'estero a lavorare, le sì, cose, ma perché non può essere un'esperienza che vanno lì, tornano e ti dicono sono più bravi, no? No, i nostri sono bravissimi, vanno lì e sono sprecati. Invece io credo questo, per esempio noi dovremmo prendere questi staff medici e preparatori atletici, anche per fare una prova, cioè io la farei una prova, ingaggerei, cioè invece di comprare un altro difensore startranno, io ingaggerei, ecco, parliamo un attimo di questo staff tedesco, no? Sì, tedesco. Sì, ok, però io ripeto che quello del Bayern, no? Quali sono Bayern di Hanks. Quali sono i campionati che corrono di più? Inghilterra e Spagna. Allora, Spagna corrono a UFO, Spagna perché hanno un modo di giocare più largo, allora sembra che corrono di più, in realtà vanno più al trotto, no? Corre più la palla, però comunque paradossalmente è pure un gioco che fa Spalletti, no? Hai visto spesso, no? Fanno questa rete che lui fa, che non è a ragnatela, diciamo, della cantera alla Luis Enrique che ti addormenti, no, certo. Però anzi fai due tocchi, è un girare palla e vai in giro palla,
più veloce e più verticale, che però paradossalmente ti espone molto di più ai contropiedi. E infatti con la Lazio hai preso e agli intercetti perché? Pure perché pure il Napoli, perché alla fine il Napoli è vero che è una squadra che gioca con quattro giocatori d'attacco, no? Amsic, Mertes, Calleion dal lato, e poi c'ha tutti e due gli esterni che scendono, c'ha poi c'ha Rogge che insomma preme, poi vabbè Rogge è entrato dopo. E però quello che dico, alla fine però sono squadre che comunque se ti giocano da contropiede, cioè tu con la Lazio hai fatto tu la partita. Con la Lazio siamo d'accordo, con ma con la Lazio il Napoli pure gioca di contropiede, ragazzi. Il Napoli gioca, non fa la partita, mai fa la partita, nemmeno se gioca col Crotone. Sì, però probabilmente ti gioca di contropiede, non la sua azione offensiva, cioè ti blocca a centrocampo, non ti blocca, non è che ti blocca l'attacco, capito? No, cioè te blocca praticamente a centrocampo, quindi ti ammazza, riparte da 10 poi metri, certo, riparte perché c'ha tre giocatori, se mettiamo il tridente con Insigne, Mertens e Kleon, che te corrono, esatto, ti corrono, sanno inserirsi in virtù di questo. E quindi siccome noi comunque ci abbiamo, noi non è che abbiamo giocatori lenti, appunto lo stesso Verotti che certi giocatori comunque c'è una velocità discreta, il Salame lì davanti nonostante così enorme c'ha una bella farcata, è veloce, a me mi fanno ridere, io sento tanti, cioè però ma te pare quello te metti davanti, ma che te metti davanti? Cioè quelli alti, quelli lunghi, quando ci giochi e se sono discretamente scattosi non gli alevi mai, è così. E ci abbiamo Salah, ci abbiamo Sharawi, ci abbiamo, ma pure il ragazzetto, mo perché io non lo so che c'ha sto ragazzo, sto centrocampista Gerson, no? Perché poi ci ostiniamo a giocare i giocatori, cioè no, perché l'abbiamo preso come centrocampista, ma non vedi che è un trequartista. Però Spalletti l'ha detto, perché Spalletti l'ha detto che noi, lui non gioca, che non gli serve trequartista, certo, così lento non gli serve. Ok, non gli serve, però allora non può giocare però in mezzo al campo, perché se no ti fa prendi i contropiedi, no? Certo, sì, no, su questo sono d'accordo. Sai che normale, quello è il paradosso dell'acquisto fatto senza il parere del mister. Quindi l'hai pagato quanto? 18 milioni? Sì, non c'era, no? Era l'hai pagato 18 milioni, quindi non puoi tenerlo proprio in panchina, però non lo vedi neanche in campo, quindi capito, quando lo metti fa danni. No, in questo modulo del gioco probabilmente farebbe fatica. A meno che in sei Totti che giochi con tutti. No, beh, c'è. No. Però vuol dire, perché magari no, uno non è, c'è una grandissima velocità, però sai, c'è una velocità di pensiero, allora metto nei condizioni i compagni di giocare, ma questo non è. Quello è uno che c'ha bisogno di fare due tocchetti prima di dare la palla. Allora non va a giocare proprio, no? Ecco. E no, dicevo, perché non dice vabbè, ci abbiamo quelli tedeschi. Io invece credo che sotto questo punto di vista studiare, fanno studio, cioè gli inglesi perché hanno questa grande tenuta, e soprattutto sembra un caso, mo lascia perdere l'operazione disgraziata di Florenzi Porello, che adesso deve rifare tutto le diciamo, cagato. Ma perché? Sì, succede pure nelle altre squadre, però alla Roma c'è sta un infortunio specifico che sta capitando un po' troppo spesso. Crociato? È vero a tutti, in tutto il campionato, ok? E poi vabbè, non vorrei tornare su, non vorrei fare la solita critica, perché poi adesso abbiamo parlato, no? Abbiamo visto adesso la questione del presidente della federazione. Ma ragazzi, però io vi assicuro che se dovete rifare un campo, siccome oltre aver giocato ho fatto pure amministratore locale, se dovete rifare un campo in tutta Italia, lo sapete che le tribune, lo sapete che quello che devi mettere i seggiolini dentro gli spogliatoi, lo sapete che la preparazione dei campi sotto, ma anche nei campi quelli meno, cioè non sto parlando, sto parlando pure dei campi dei dilettanti, e tu devi andare sempre per forza dalla società del figlio di Tavecchio. Ma vi pare normale che dentro un paese deve succedere questo? E poi noi che facciamo? Ma sì, diamogli ancora fiducia, questa è gente seria. Allora mi viene pure in dubbio che, visto che si rompono tutti quanti, l'infortunio è sempre lo stesso, che probabilmente c'è pure una preparazione sbagliata su ste erba, su sti tappeti d'erba che noi mettiamo. Beh, ma
Io non lo so, io su Tavecchio sono d'accordo con te, sul collegamento non lo so, però sicuramente su Tavecchio è una persona, io credo che ho reputo inadeguata a ricoprire quel ruolo, però il problema secondo me è che se è stato eletto vuol dire che c'è un altro gruppo di persone, no, che alla base garantisce che sta, che gli piace quello.